fare danni. Quindi ci vuole un grandissimo senso di responsabilità, perché stiamo modificando il mondo subito. Cioè, è come se dovessimo testare una medicina senza passare da tutti quei bei test di laboratorio che si possono fare. Purtroppo in questi casi si passa dal primo test di laboratorio e poi lo si deve mettere sul campo. I test intermedi non servono a niente perché non sono significativi. Ultima cosa, ultimo riferimento è, a cui io sono personalmente molto affezionata, è di Alan Kay, tanto per dirvi chi è quello che ha inventato le interfacce a finestre in personal computer, diciamo che è stato il leader di questa progettazione. E lui diceva sempre questa frase, che the best way to forecast the future is to invent it. E io ci sono molto affezionata, perché è proprio di nuovo una diversità di approccio dell'informatico. Cioè il sociologo, lo scienziato politico, studia quello che succede. Ok? Lo studia e in qualche modo si mette fuori. Perché dice, ok, è buono, è cattivo, faccio la mia valutazione. Noi informatici non ce lo possiamo permettere. Perché quello studio, che pure è necessario, di cui ci avvaliamo delle conoscenze di scienziati politici, sociologi e così via, però poi dobbiamo metterlo in gioco per fare una piattaforma migliore della precedente. Se non lo facciamo siamo inutili, perché lo farà qualcun altro per noi. E la mia ultima slide di questa presentazione sarà proprio questa. Cioè, tutte le cose che vi dirò servono a dire, per l'ultima slide vi lascio il thriller, se non lo facciamo noi, ci sarà qualcun altro che lo farà. Allora, abbiamo detto che il digitale, l'era digitale ha già cambiato la democrazia. Andiamo a vedere alcuni che io chiamo esperimenti di democrazia digitale proprio nell'ottica di Tim Berners-Lee che abbiamo prima detto. Cioè noi stiamo facendo ogni applicazione informatica, una sorta di esperimento, è come in qualunque disciplina scientifica, uno fa un esperimento, poi funziona, non funziona, lo cambia, rifà l'altro, e esattamente questo è il ciclo, no? del software. Lo cerco di migliorare per farlo andare meglio. Quindi, ahimè, tutte quelle che vediamo, che sono iniziative che hanno coinvolto magari decine di migliaia di persone, da un certo punto di vista della disciplina informatica li possiamo vedere come dei terribili esperimenti in corpore vivo, cioè dove c'erano persone reali. Allora, e alcune lezioni apprese. Ho scritto prescindente dall'ideologia perché, dato che discutiamo di democrazia, quindi anche di politica, dobbiamo cercare di non farci coinvolgere il fatto che siamo d'accordo o no con quello che quella forza politica in quel momento voleva rappresentare, ma dobbiamo guardarlo nella sua essenza sperimentale, potrei dire, no? Di esperimento, condividendone o no l'ideologia, che non è che è irrilevante, però in questo momento ci interessa in particolare vedere che cosa quel particolare esperimento, quella particolare iniziativa ci può aver insegnato. Prima di vedere i casi reali, anche qui una piccolissima prospettiva sullo sviluppo del digitale e in particolare di internet. Allora, tutti avete usato il termine web 2.0. Magari non con una, anche perché ormai è tutto web 2.0, anzi è tutto social web. Allora, io penso che sia importante per capire alcuni processi che ancora oggi osserviamo, mettere a punto queste quattro tappe dell'evoluzione di internet, proprio a partire da come è stato caratterizzato il web 2.0 rispetto a un web 1.0 che non era ovviamente in quel momento 1.0, perché finché non c'è il 2.0, l'1.0 è web e basta. E questa distinzione accade intorno agli anni 2000, se vedete nella slide c'è una certa continuità fino al 93, che cosa succede dal 93 ad oggi? Arriva il web, ok? Poi arriviamo al 2000 e poi si passa dal 2005 al 2010 e 2010 dopo. Vedete che c'è un break lì in mezzo. E che cos'è quella rottura, quel buco che andava forse distanziato? C'è quella che è stata prima il boom della net economy, nasce la net economy, addirittura a Wall Street c'è il nuovo mercato, il Nasdaq. Prima c'era solo Wall Street e poi compare il Nasdaq.
Tenete conto che dal 92 al 2000 l'amministrazione Clinton, con vicepresidente Al Gore, dedicato alle nuove tecnologie, fanno le autostrade dell'informazione, fanno tutta una serie di investimenti colossali. Esplode la net economy, nasce la net economy. E poi nel 2000 questa net economy, puff, è il primo crollo. Adesso ce ne siamo dimenticati perché c'è stata la bolla più immobiliare del 2008, ma quel crollo ci ha perso tanti soldi, tante persone anche in quello lì. Perché? Perché c'era stata, più che una sopravvalutazione di internet, c'era stato un uso di internet che a un certo punto non ha più funzionato. Allora, l'idea stessa del Web 2.0 nasce da un gruppo di persone coinvolte nel business, la prospettiva era business oriented, che cercano di capire, ma che cosa è successo davvero? Davvero, come possiamo ritrovare il valore che internet aveva dato tipicamente all'economia generale prima del 2000 e quindi capire quali erano state le aziende, che cosa era davvero riuscito a sopravvivere a quella flop. E il ragionamento che ne esce è delineato in questa contrapposizione dal publishing al participation, cioè l'articolo di Tim Orelli che caratterizza il termine per la prima volta, il termine 2.0, dice il web prima, il web 1.0 era un web tutto orientato al pubblicare informazioni, mentre quello che è il vero valore è la partecipazione, il user generated content, il coinvolgimento delle persone. Un passaggio da un centralizzato a un distribuito. Il centralizzato, e qui facciamo questa freccia che è importante, internet prima del web era una piattaforma profondamente interattiva. Questa interattività si era persa col primo browser. Il primo browser era nato al CERN, fatto da Timmermans, per pubblicare i risultati della ricerca. Cioè era una tecnologia di broadcasting, esattamente come le televisioni, i giornali, le radio. Cioè era una tecnologia, il primo web, in cui un soggetto informava gli altri. Mentre quello che si salva nella crisi sono due nomi che ancora conoscete e che sono citati in quell'articolo, Amazon e eBay. Ma Amazon e eBay in quel momento sono, eBay lo è ancora, molto diverse da oggi. eBay sta in piedi per un reputation system molto forte in cui io che devo andare a comprare, vedo che quel fornitore ha una buona reputazione. Questa reputazione è fatta dalla comunità che partecipa. Cioè quello che poi Amazon era così, Amazon era nato come un venditore di libri, quello che funzionava erano le recensioni, poi è diventata altro. Ma era questo, quindi il vero valore era questo elemento della condivisione, contenuti generati dagli utenti, condivisione di contenuti, possibilità di sviluppare servizi in crowdsourcing, cioè fatti da una miriade di persone che si mettono insieme e così via. E in questo quindi il web 2.0 recupera quello che era stata il web, quello che era stata internet prima del web. Ora, perché questa cosa è importante oggi? Perché poi dal web 2.0 con, diciamo, dovessimo dire una tecnologia del web 2.0 era praticamente i blog. Dal blog nasce la blogosfera, dalla blogosfera vengono fuori i social network. Solo che questi social network e quindi internet come la vediamo oggi è un po' a metà tra ancora la dimensione di interazione, di condivisione e un ritorno al publishing brutale. E dobbiamo capire quello che dicevamo prima della cosa. A volte i siti sembrano tanti, ma 0 distribuito, 0 user generated content, i contenuti li mettono solo quelli che sono proprietari del sito. Allora qui di social non c'è proprio niente, no? O c'è magari sulle pagine Facebook, molte volte c'è soltanto l'idea del social, sì, ok, ti lascio mettere il commentino, ma il commentino, non un vero condivisione di contenuti rilevanti. Quindi
Questo scenario, ed è la ragione per cui ve l'ho mostrato, è perché serve ancora interpretare le cose che osserviamo oggi. Dal punto di vista, diciamo, della politica e in particolare della politica italiana, questi passaggi hanno visto delle tappe abbastanza chiare, anche perché le date fanno sì che in Italia ci sia stata una coincidenza che io continuo a ritenere unica al mondo. Perché... Scusate, ma come sa, ho un marito a casa non ha abbandonato a due badanti, controllo che non sia lui. Allora, in Italia c'è stata coincidenza. Qual è l'anno in cui vengono fuori i primi browser web? Il 93. Cosa c'è in Italia nel 93? Il passaggio dalla prima alla seconda repubblica. Coincidono le due cose. Per cui, questi, in sostanza, l'arrivo del web viene visto come un'occasione da prendere al volo per cambiare la politica. In Italia nascono il fenomeno delle reti civiche, che non ha uguali in nessuna parte del mondo, ed è veramente una specie di onda, cioè venivano fuori una dopo l'altra. Noi l'abbiamo lanciata nel settembre 94, tutta dentro quel processo culturale che era venuto fuori in quel momento. A me l'idea della rete civica mi viene dalla campagna elettorale di Nando Dalla Chiesa, tanto per dirvi. Non sapevo, ho pensato al bisogno di un internet locale per tenere insieme quelle persone che hanno fatto quella straordinaria campagna elettorale e che a mano non si sarebbero mai tenute insieme. Potremmo dire che erano le sardine di allora. Bologna lo fa Stefano Bonaga. Noi non abbiamo potuto usare internet subito perché non avevamo il comune con noi, le regioni. Invece Bonaga era assessore del comune, l'ha potuto fare, ha potuto usare subito internet come il web come sua, insomma, il suo contesto, e vengono fuori una sfilza di reti civiche, in parte ispirandosi più a noi, più a loro, ma non è questo importante, con l'idea della città e della rete come contesto di aggregazione civica. Questa è una cosa che troveremo di nuovo alla fine della. In questo contesto, dopo poco, c'è il ritorno al passato. Cioè, ed è secondo me incredibile come il calo del momento, diciamo, dell'onda di cambiamento di Mani Pulite, che si registra nella seconda metà degli anni 90, va di pari passo con la questione del, con, diciamo, il ritorno al publishing. Dalle reti civiche, erano piattaforme di dialogo tra cittadini e amministrazione, ritorniamo a siti in cui le pubbliche amministrazioni pubblicano i loro volantini. A Milano andavo in comune, avevamo una collaborazione in quel momento, e assessorati uffici che mi dicevano: ma voi avete già una vostra pagina, una presenza in internet? Sì, sì, ce l'abbiamo. Mi guardavo intorno, non c'è neanche un computer. E che cosa avevano fatto? Avevano preso il leaflet, i volantini dell'assessorato, avevano dato una software house, li aveva messi in rete, e quello era essere in internet. Cioè, aveva pubblicato, è puro publishing, pubblicato. Mi permettete di dire che cos'è il sito web del comune oggi? Publishing. Solo news, solo di nuovo, e le città digitali, che è un altro modo di veicolare l'informazione, ma sempre con quella. Altro è invece pensare a un coinvolgimento dei cittadini. Oggi, quando abbiamo da una parte questo approccio ancora restato, e poi c'è tutta la parte dei canali Facebook, Twitter, Instagram, che dovrebbero essere quelli interattivi e di dialogo, che però, su cui poi torniamo per ragionare quanto siano effettivamente canali di dialogo, perché per esempio Twitter di dialogo è molto poco, è di nuovo microblogging, cioè sono i politici che ci dicono come la pensano, che noi come libertà possiamo rilanciare i contenuti che ci piacciono, ma non abbiamo un vero ruolo di contribuire con nuovi contenuti. Allora, con questo scenario un po' in mente, andiamo a vedere alcuni esperimenti di, diciamo, come il digitale ha cambiato la democrazia.
democrazia, è intervenuto nella politica, nella democrazia. Spesso quando si parla, anzi sempre potremmo dire, quando si parla di informatica, dice, cosa è successo 10 anni fa negli Stati Uniti? Cioè le prime cose accadono laggiù. E tipicamente, abbiamo parlato già degli anni 90, delle autostrade dell'informazione, ma questo poi diventa infrastruttura che viene utilizzata a supporto di campagne presidenziali. La prima volta che ciò succede in maniera proprio rilevante è nel 2004, quando un oscuro senatore, Howard Dean, riesce a conquistare, vedete che fatica fanno i candidati minori ancora oggi a prendere il palco, lui riesce a prenderlo perché cavalca l'onda tecnologica, quindi si tira dietro. Secondo me quelli di Sanders oggi sono ancora l'onda lunga di Howard Dean. Utilizzando questo software Meetup, qualcuno di voi ha sentito parlare del software Meetup? Sì. Non ci posso credere. Tutti voi avete sentito. Se chiudete gli occhi e io vi parlo dei Meetup, voi accordi di Meetup, voi cosa pensate? Non ha mai sentito parlare di Meetup, non ci credo. Perché non state pensando alla cosa giusta, perché state pensando a un software. E invece non pensate al software. Nella politica italiana chiudete gli occhi, chi usa il Meetup? I 5 Stelle. In Italia il nome del software è diventato il nome dei Meetup, perché i Meetup erano organizzati col software che aveva usato a Howard Dean. Proprio quello, che era semplicemente un software di aggregazione e di coordinamento a livello locale. Dean lo fa e diventa un... riesce a bucare la scena della politica, anche se non aveva, tipicamente non aveva le risorse economiche. Poi vince Bush. Secondo step, Obama nel 2008, che fa tesoro dell'esperienza di Howard Dean e usa la rete per mobilitare, per fare veramente la comunità dei suoi sostenitori. Crowdfunding, cioè piccoli contributi rispetto alla Clinton che aveva i grandi finanziatori, lui riesce con la rete, senza la rete non ci sarebbe riuscito, a fare questo aggregare questo movimento. Quello che io avevo visto con la campagna di Dalla Chiesa e per cui avevo pensato 10 anni prima, Obama lo fa sulla scala. No, quando dice la campagna intende contro Formentini come sindaco, intende la rete come gruppo Orlando? No, intendo la campagna della Chiesa contro Formentini. Ok, quella come sindaco con loro obiettivi. Sì. Okay. Lui aveva militato in maniera straordinaria. Sì, no, per dire se parlava della rete con Orlando o la campagna di Milano, che è Milano. Non a caso il nome era stato, loro avevano avuto questa intuizione del chiamarla la rete. Grazie. Ci torniamo su questa cosa poi della metafora. Quindi Obama vince laddove Howard Dean non ce l'aveva ancora fatta, perché in maniera più radicale le tecnologie erano più mature, c'era molta più gente connessa e quindi ce l'ha fatta. La cosa che si perde di vista è cosa è successo nelle elezioni del 2012, perché nel 2012 è cambiato tutto. Obama era lo stesso, ma è cambiato tutto. E se dobbiamo avere un'immagine per caratterizzante le elezioni del 2012, è questo signore, che si chiama Michael Schlabi, che era Chief Innovation and Integration Officer at Obama for America. Qual è stato il cambiamento? La gente era online. Lui ha cominciato a lavorare sulla profilazione degli utenti. E per rivincere, è andato a prendere gli archivi degli elettori, è andato a vedere quelli che non avevano votato e poi ha messo i volontari, ad ogni volontario dava 500 nomi di persone che aveva risultato che non erano andati alle primarie, però erano potenzialmente elettori democratici, e gli ha dato questi nomi per andarli a contattare e farli portare con una profilazione dei votanti. L'inizio dei big data. Quello che oggi ci fa tanta paura, l'ha inventato
la campagna elettorale, cioè la prima prova sul campo. Gelabi venne in Italia e incontrò Casaleggio e i vertici del PD. Venne a fare un seminario alla statale e io gli chiesi, ok, ma tu stai trattando, gli chiedi, ok, ma va bene, in campagna elettorale in fondo lo sappiamo che bisogna vendere il prodotto candidato, ma dopo che cosa succede? Perché quando poi si vince si ha il governo, e lui mi ha risposto, letteralmente, per questo è citato, social media are very good space for customer relation management. Cioè, dopo, quando vinco, continuo ad usare i social media, perché riesco ad usare tutte le tecniche e marketing. Quindi, c'è un continuum, per cui anche il governo, non solo la fase della campagna elettorale, ma anche il governo, diventa che non siamo più cittadini, ma siamo dei clienti e a cui ci si rivolge con le tecniche di viral marketing. Per cui nessuna, in un certo senso, nessuna stupore della bestia. Conoscono i loro lettori e li trattano così. Ma il problema è che tutti, lo fanno tutti in maniera diversa, ma lo fanno tutti. Lui, da questo punto di vista, lo fa meglio per certi versi. Ma il problema è che la politica è oggi in gran parte dentro quel modello mentale. I cittadini non necessariamente, i cittadini hanno fatto altro, i cittadini si sono presi in mano la rete in un certo momento. E queste immagini probabilmente ve le ricorderete tutti. Piazza Tahrir, gli indignados in Spagna, Wall Street, sono tutte immagini molto simili, tutte nel 2011 più o meno, delle persone che con il network creati dalla rete, qualcuno parlava allora di Facebook Revolution, non era Facebook Revolution, è che grazie ai social media, all'inizio, questi hanno abilitato, hanno permesso a quelle persone di incontrarsi. La rete ha inizialmente abilitato, cambiato la democrazia, perché ha abilitato nuovi movimenti sociali. Ma la gente andava in piazza perché voleva far cadere Mubarak, perché voleva più democrazia in Spagna, perché voleva, combatteva contro lo strapotere delle big company a Wall Street. Quindi non è che l'obiettivo erano i social media, no, era in quel momento proprio lo strumento. Manuel Castells, che forse sapete, è uno dei grandi sociologi di Italia, forse sapete che oggi è ministro del governo spagnolo, professore a Barcellona e in California, dice in questo suo saggio Networks of Outrage, cioè di indignazione e speranza, che la precondizione per quelle rivolte era l'esistenza di una cultura di internet fatta di blogger, social network e cyber activism. Cioè, quelle rivolte sono state abilitate, rese possibili dall'esistenza di questa rete sociale innervata di reti digitali. Non è poco dire che è stata la precondizione. Dire precondizione vuol dire che quella internet culture, fatta di tutte quelle cose, era condizione necessaria, anche se non sufficiente. Cioè, senza non sarebbero state possibili. È una cosa importante. Questa è una delle prime lezioni. Siamo nell'era digitale. Non si può fare a meno di dell'uso consapevole delle tecnologie per fare innovazione. Okay? Questi movimenti, tre giorni dopo Mubarak, hanno imparato a controllarlo. Oggi non sono più libere come allora. E c'era la rincorsa del gatto col topo. Ma non ne possiamo fare a meno. Quindi dobbiamo avere la consapevolezza degli spazi di libertà o di controllo, dicevamo prima, che ci sono, ma non possiamo prescindere dall'uso. Se parlate con ricercatori stranieri, vi dicono l'impatto sulla democrazia dell'era digitale, pensano a questi casi. Veniamo a casa nostra.
anche in Italia, e questo già prima, nei primi anni 2000, abbiamo visto come internet abbia abilitato movimenti sociali, movimenti tipicamente di protesta. Questi sono degli screenshot prima del 2005. Come vedete, la raccolta dei no. No Mose, no Tav, ce n'erano. Ora, ok, per questo dico a prescindere dall'ideologia. Possiamo essere d'accordo o no con questi movimenti, ma quello che dobbiamo osservare è che la rete ha abilitato movimenti sociali, tipicamente di protesta, permettendo condivisione di conoscenza e partecipazione. Oggi non potremmo fare, quando abbiamo qua, ci manca qualche informazione, andiamo e cerchiamo un verbo. Cioè, provatevi a togliere internet. Quindi la rete come grande piattaforma di condivisione di conoscenza. Però non solo questo. A un certo punto si parla di una sentenza della Corte dei Conti. In un seminario, un avvocato della Corte dei Conti disse che sul sito del Comitato No Mose avevano trovato informazione rilevante per andare a fare quella procedura di messa in discussione del Mose, che poi ha portato a non poche. Ha portato a provvedimenti giudiziari contro, cioè, tipicamente con quello che era allora il presidente della regione Veneto. Le informazioni le avevano raccolte i cittadini e le avevano messe sul loro sito. E questo avvocato della Corte dei Conti disse: normalmente noi dobbiamo andare a fare queste indagini di controllo di come sono spesi i fondi pubblici, nudi in qualche modo, perché per avere le informazioni dipendiamo da quelli stessi che dobbiamo controllare. Invece in questo momento riusciamo, grazie ai cittadini attivi, ad andare da loro con della documentazione che possiamo avere. Allora, in un certo senso questo è un primo caso di studio che ci insegna l'importanza della condivisione della conoscenza. Vediamo qualche altro caso di studio. Uno a cui io sono abbastanza affezionata è il Popolo Viola, anche qui a prescindere dall'ideologia, perché è un caso paradigmatico di che cosa succede usando i social network. Ed è ancora di estrema attualità. Qua dentro c'ho la pagina del Fatto Quotidiano di ieri, dove si dice esattamente quello che è successo sulle sardine, esattamente quello che è successo. Allora, cosa successe? Ve lo ricordate forse? Ottobre del 2009, Berlusconi esce con soliti problemi, credo che fosse qualche, non era Rubi, ma insomma, soliti problemi, e un utente anonimo, San Precario, lancia online, su una pagina Facebook, un gruppo Facebook, dice: andiamo il 5 dicembre, troviamoci a Roma, siamo stufi, dal basso, proprio un po' come le sardine. Ci riescono? Io avevo scommesso, ma non ci credo. Non posso credere che la gente vada a Roma su un account San Precario. Cioè, almeno le sardine erano con quattro facce. Invece ce l'hanno fatta. San Precario, in realtà poi San Precario ha avuto intorno dei blogger abbastanza conosciuti. Fatto sta che il 5 dicembre vanno in piazza 500.000 persone, una caterva, cioè la prima manifestazione colossale di dimensioni veramente degne di Piazza Taino, che è piena di Piazza Taino, tenete conto che sono due anni prima. Cosa succede il giorno dopo la manifestazione? San Precario cambia la pagina Facebook, da quella prima diventa quella sotto. Per rendere possibile la manifestazione aveva dovuto distribuire la password di admin ad una decina di persone. Il giorno dopo, con la buona motivazione di dire: non siamo più, convochiamo la manifestazione, siamo il Popolo Viola, facciamo la nuova pagina, i due che avevano l'account di San Precario ritornano gli unici due admin della pagina. Gli altri 10 che avevano contribuito all'organizzazione se ne accorgono, dissidica la password di admin, durano qualche mese e praticamente 3 mesi dopo
il popolo viola scompare. In parte per motivi politici, la fine è circa un anno dopo dalla prima manifestazione, ma in realtà il movimento è praticamente totalmente indebolito già a marzo, perché non riescono più a avere una coerenza, una unità nella gestione di quella pagina, perché sono rimasti lì. Il tutto avvenuto su una technicality che è la password di Adobe. Allora, questo significa conoscere, essere consapevoli che non si può fare a meno della rete, che a volte sono cose di questo tipo che cambiano, determinano anche l'incidenza politica. Le sardine stanno facendo tutti gli errori da manuale che hanno fatto il popolo, tutti da manuale. Questa esperienza del popolo viola avrebbe dovuto insegnare che Facebook non è lo spazio giusto per costruire, può servire a portare in piazza, ma quindi per la protesta, ma non per la proposta, non per la gestione. Michael Schlabi è la stessa cosa, serve per aggregare, a protestare, a Piazza Tahrir, ma non serve a costruire. Purtroppo, benché questo dovesse essere ormai relativamente chiaro, i social network per molto tempo sono stati ritenuti come ambienti di partecipazione politica, benché fossero palesemente inadeguati e anche pericolosi. Un po' di dubbi sono venuti due anni fa con il fenomeno di Cambridge Analytica, ma ci si poteva e doveva arrivare. Io ho passato anni a litigare con l'amministrazione comunale Pisapia, con l'amministrazione comunale Sala, dicendo non potete usare per il dialogo con i cittadini una pagina Facebook, per la prima ragione che non è detto che un cittadino si debba registrare a un sito americano per parlare col proprio sindaco, che basterebbe questa essere una ragione abbastanza forte, ma poi perché dobbiamo regalare i nostri contenuti, le nostre foto e tutto a Facebook? Perché? Non c'era bisogno di aspettare che Cambridge Analytica per capire. Eppure tutta la politica italiana ha adottato Facebook come piattaforma, e poi Twitter e poi Instagram hanno a seguire come piattaforma di dialogo e di interazione, e dicono che questa è partecipazione. Mi dispiace, non è vero. Qualche segno Cambridge Analytica ha fatto apparire un pochino gli occhi, e quindi sta cominciando ad avere un po' di consapevolezza. E mi ha fatto molto piacere quando un anno fa, anzi l'anno scorso, Fabrizio Bacca ha, in una intervista, ha posto il problema di avere un Facebook pubblico. Quindi tra l'altro, nelle loro comunicazioni, insomma, con queste slide ci sono un po' di spunti per chi fosse interessato poi andarli eventualmente a recuperare. Però al di là della presentazione di oggi, anche un pochino di più. Allora, dicevo prima che l'Italia è, secondo me, da 25 anni un laboratorio. Lo è stato nel 93, ma lo è anche per un'altra ragione. Abbiamo il primo partito che è nato in rete ed è arrivato al governo. Allora, cerchiamo di capire un po' che cosa è successo, anche perché davvero è successo tutti noi. Siamo d'accordo o meno con i 5 Stelle? Non mi interessa. Ma dietro i 5 Stelle io ho sempre ritenuto che il vero fondatore dei 5 Stelle non sia Grillo, ma è Casaleggio. Anche perché la prova provata di questa cosa è che lui ha provato ad avere, cioè Casaleggio c'aveva un'idea in testa, non commentiamo, però ha provato ad avere dei portavoce, e all'inizio ha provato con due portavoce. Uno era Grillo e l'altro, non so se qualcuno di voi si ricorda, era Antonio Di Pietro, un raritario dei valori. Il problema è che Antonio Di Pietro non voleva essere etero diretto da Gian Roberto Casaleggio, perché l'idea di politica ce l'aveva lui. Infatti a un certo punto sbagliava da solo, non lo so, però voleva fare politica lui. Io sono molto attenta, io voglio essere neutrale. Lui voleva fare politica lui. Grillo si è fatto portare, condurre di più, ha fatto di più, era più disponibile, aveva un'identità politicamente meno forte.
i post sul blog di Pietro, sul blog di Grillo, per molti anni sono stati gli stessi. Cioè, era lo stesso post, ce ne accorgevamo in pochi, quelli che stavano attenti, ma era proprio lo stesso. Casaleggio dietro li metteva a aspettare. Poi a un certo punto si interrotta la collaborazione con l'Italia. Allora, guardiamo un attimo la storia per immagini del movimento, del Movimento 5 Stelle da questa prospettiva. Primo V Day, 5 settembre del 2007. La piazza 2007, Piazza Tahir 2011, Popolo Viola 2010, qui siamo al 2007. Piazza Maggiore piena, nessuno se l'aspettava, convocata dal blog di Grillo, nessun altro veicolo. E poi c'erano tutte le altre piazze. Io ricordo il giorno dopo Michele Serra che dice: ops, forse non ci siamo accorti che la politica deve fare i conti con la rete. E viva Dio, insieme. In quel momento c'erano il blog di Beppe Grillo e il meetup. Quella è un'immagine, i puntini erano tutti i meetup, tutti i gruppi amici di Beppe Grillo organizzati attraverso un meetup. Quella è sul sito della piattaforma meetup, cioè uno screenshot del sito della piattaforma meetup. Quindi c'erano questi due ambienti, ci sono dei ricercatori che hanno studiato molto bene questa cosa. Quindi c'era il blog e il meetup, un luogo organizzato, lasciatemi dire che dava la linea, la casa comune, e tutti i meetup che si incontravano. E poi si sono creati dentro al sito del Movimento 5 Stelle, dentro al blog, dei forum in cui gli attivisti si scambiavano notizie sulle pratiche di successo. Quindi è stato un meccanismo molto intelligente da questo punto di vista, che ha permesso lo sviluppo del movimento. I tagli negativi si vedevano subito, perché la gestione del blog era fatta con moderatori occulti, che cancellavano i post che non piacevano, oppure che li cancellavano facendo post pro Grillo o pro linea, uno via l'altro. Quindi ed erano tutti fatti dalla Casaleggio Associati. Account fake, quelli che oggi si chiamano fake. Prima delle fake news c'erano i fake account, poco visti, poco considerati, ma invece erano i primi tagli che facevano vedere il ruolo distorto della Casaleggio Associati. Gli attivisti se ne accorgevano molto bene e hanno cominciato abbastanza presto a chiedere una piattaforma di partecipazione e di deliberazione, cioè di presa delle decisioni condivise. Chi sono stati i primi a far porre questa richiesta? Il famoso Giovanni Favia e i circoli bolognesi, che erano quelli che erano più venuti fuori con queste istanze di partecipazione. Sperimentano vari software, Liquid Feedback, altri, addirittura gruppi del Movimento 5 Stelle si mettono a sviluppare proprio software, quelli romani, e dopo circa due anni che li tiene Bagnomaria, esce nel 2013, Casaleggio esce con la piattaforma, il cosiddetto sistema operativo 5 Stelle, che è l'antesignano di Rousseau. In realtà si potrebbe dire Rousseau 1.0, Rousseau 2.0, le funzionalità erano le stesse. La cosa quasi più importante è che progressivamente mollano i meetup e fanno gruppi Facebook. E dopo, oggi, viene fuori che Casaleggio profila gli utenti 5 Stelle. È scoperto. Non a caso Schlabi era andato da lui. Cioè, Casaleggio è uno che la tecnologia sapeva usare, e quindi non c'è nessuno, era assolutamente prevedibile. Quindi forse la cosa più significativa è questo fatto dell'abbandono dei meetup a favore delle pagine. Comunque, da parte di Casaleggio, a fianco c'è tutta la gestione politica, ma se andate a vedere, per esempio,